Neck su Radio Bruno, ma quanto è bella questa canzone! Bellissima, è tutto per noi, è tutto per noi. Io ho un grande presentimento. Sai che cosa? Mi sento qualcuno alle spalle. Che violinisti che siete, cavolo! Ecco la sigla, Paolo! Ma chi c'è, chi c'è, chi c'è? Guarda che meraviglia! Ciao, meraviglia di Neck! Ciao a tutti! Filippo. Ciao ragazzi, come va? Molto bene. Mi sono impossessato del mezzo. Sì. Allora, infatti, siamo un po' preoccupati. No, non dovete preoccuparvi. Anzi, fate bene a preoccuparvi. Lo so, perché continui a tornare in questa fascia oraria. E noi abbiamo paura, perché tu sei bravissimo. No, quindi fino alle ore 20. No, non dire cose prima che succedano, che poi alla fine faccio una brutta figura. A me è venuta un'idea. Sì. Allora, visto che noi ti ospitiamo qui, ci ospiterai a Verona a cantare sul palco con te. Minimo. Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Sbagliato, siamo stonatissimi. 348-255-9999 per chiedere tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto. Filippo. Ragazzi, tutto. Vi aspetto. Poi salutiamo gli amici che ci stanno guardando nel canale numero 256 del Digitale Terrestre. Sono stato bravo. Bravissimo. Poi di solito si saluta il regista, Paolo in regia. Grande Paolo! Paolo! Non lo dico, dai, però non lo dico. Senti, la prossima canzone, che naturalmente annuncerai, perché insomma DJ per una sera deve fare questo ed altro. Quanti anni ormai? 21 anni esattamente. Ma infatti la facciamo sentire nella sua versione originale, anche perché non c'è una versione nuova. Purtroppo questo passa al convento, però ci tengo a farla ascoltare perché insomma sono passati 21 anni dalla sua realizzazione e quindi per tutti gli amici che ci stanno ascoltando, se una regola c'è. Eccoci qua, ragazzi, sono Neck, sono in vostra compagnia per un'ora, vi tocca oggi? Eh sì, mi sono impossessato dello spazio che Radio Bruno gentilmente mi ha concesso e sono qui sul Digitale Terrestre al numero 256 del canale, vi ricordo 348-255-9999 e poi mi hanno dato anche il numero, quindi se volete parlarmi, io voglio sentire la vostra voce e dovete mandarmi qualche domanda, 059-64-1430. Perché sono qui? Perché io ho in uscita un disco che si chiama il mio gioco preferito, scusate, tra i titoli dei miei pezzi, il mio gioco preferito è il mio 14° album e sono venuto qui a Radio Bruno a presentarlo in una veste diversa, provo anche a fare il conduttore, ma giusto per divertirmi. Quindi vi ripeto, io vorrei, leggo anche qualche messaggio, già stanno arrivando tantissimi segnali da parte vostra, quindi vorrei anche ascoltare la vostra voce. Io, tra le altre cose, viaggerò con voi in quest'ora all'interno di pezzi che mi sono rimasti impressi o comunque mi piacciono. E Paolo, io farei già ascoltare e questo giro di basso che vi entri nello stomaco. Scusa Paolo, devo lasciar finire? Eh sì, ecco, ed ero io con Cosa ci ha fatto l'amore. È uno dei pezzi che voglio farvi ascoltare, fa parte di questo album che si chiama Il mio gioco preferito, parte prima, ed è un album fatto di 7 canzoni perché ovviamente è una prima parte, la seconda uscirà tra l'autunno e l'inverno di quest'anno e volevo farvi ascoltare, vi farò ascoltare alcuni pezzi che io reputo importanti e che voglio che insomma catturino la vostra attenzione. Ma abbiamo una persona in questo momento che sta guidando la macchina, giusto? Ed è con tutta la famiglia, vero Livia? Sì, è vero. Ciao. Ciao. Come stai? Intanto ti sei fermata o stai continuando la marcia? No, siamo fermi, anche perché sta guidando mio marito. Ottimo, allora siete fermi o sta guidando tuo marito e tu parli al telefono? Come funziona? Siamo comunque fermati perché siamo tutti emozionati. Dai, ma quanti siete in famiglia, scusa? Siamo in 4, ho 2 bimbi che sono tuoi fan anche loro. Allora, io ho sentito una vocina, com'è che ti chiami? Si chiama Alessia. Ciao Alessia. Ciao cara. Non la sento, però immagino che abbia detto... Non ti preoccupare, dico solo una cosa. Dove state andando intanto? Allora, stiamo andando alla festa della classe del mio bimbo più grande. Stasera anch'io cena di classe con tutti i bimbi, i figli, sì, è così, oggi gira così. Beh, ci sta, dai. Esatto. Dimmi cara, avevi un messaggio per me? Intanto vabbè, Io ti devo fare un ringraziamento. Sì. Perché sono tua fan da quando sei, insomma, da quando dai tuoi esordi. Buon gustaia, brava. Certo che hai fatto a Imola, ho conosciuto mio marito.
Quindi io sono l'artefice di questa famiglia che è nata praticamente. Esatto, esatto. Anche perché lui era nel backstage al tuo concerto a Imola, mi ha portato una foto tua, un ingrandimento con un autografo, e di lì dopo è nato tutto. Hai e capito. Com'è che si chiama tuo marito? Riccardo. Riccardo, lo devi a me se poi... cioè, voglio dire, hai quagliato, eh? Ciao, sono qua, eh? Eh? Ciao, ciao Riccardo! Ciao! Vabbè, ciao, ragazzi... Ho delle tue foto bellissime che giochiamo a frisbee all'interno del backstage. No, dai. Ma io ricordo... Ma io ricordo... ho dei flash, eh? Poi, purtroppo, la vecchiaia incombe e mi cancella tutto... Vabbè. Aspetta. Volevamo salutare tutti i bimbi della seconda A della scuola primaria di Ponticelli, dove stiamo andando a fare la festa. Ok, allora un saluto a tutti i bimbi della scuola Corticelli, certo. Mi raccomando, andate piano e ascoltate Radio Bruno. Perfetto, grazie. Un grande abbraccio. Ciao, ciao. Beh, fantastico ragazzi, Ma abbiamo anche altro ad ascoltare, eh? C'è un audio messaggio. Ciao, sono Silvia. Filippo, io ti seguo da 20 anni e sei fantastico e bravissimo. Però devo dire una cosa, sei un gran bel gnocco, ecco. Adesso più di prima. A posto. E con questa io posso stare tranquillo, perché insomma la barba bianca, aiuto. E grazie Silvia, ti mando un bacio gigantesco e spero tu ci stia ascoltando ovunque tu sei. Abbiamo un altro? Ciao, abbiamo... Radio Buno, sono Radio Angelo dall'Isola d'Elba. Niente, come al solito ascolto la vostra musica. Ora poi che avete anche come ospite uno dei miei cantanti importanti in Italia, okay, insieme ad altri. Quindi volevo chiedere a Filippo, quando lo aiuta la fede nella parola di Dio? Perché io so che lui è molto credente come me, poi tra parentesi. Grazie, ciao Filippo e buon lavoro. Ciao, dalla regia mi dite com'è che si chiama? Mi ha sfuggito. Non ha detto solo Radio Buno, però mi sembra di aver ascoltato. Allora, intanto ti ringrazio del messaggio che hai lasciato. Beh, la fede è un cammino, io lo considero un cammino, quindi un esercizio continuo. A volte si cade, poi ci si rimette in carreggiata. La fede ti aiuta soprattutto nei momenti dove scarseggia la serenità, quando la vita ti mette a dura prova, fondamentalmente. Se hai la fede, sai che non sei figlio del caso, sai che non sei da solo, sai che c'è qualcosa, c'è una regia superiore che, perlomeno questo è quello che io avverto, e poi chiudo, la fede va alimentata continuamente, non è che è come quando fai l'allenamento in palestra, più ti alleni, più il tuo fisico si forgia. Io andrei con un pezzo che ha come titolo una botta, perché è Thunder, e loro sono gli Imagine Dragons. E questi erano gli Imagine Dragons con Thunder. Bene, amici di Radio Bruno, ma vi state divertendo? Vi sto facendo passare quest'ora o no? Io vi ricordo i numeri, tanto per tenervi sempre aggiornati. 348-255-9999, 256 nel digitale terrestre, 059-64-1430 per chiamare in diretta con me, così ci scambiamo un po' di pareri. Intanto io volevo salutare, è arrivato anche un messaggio. Eccoci qua, io sono Deborah, che adesso abita a Rovigo, sono la tua ombra. Infatti la vedo qui e qui. Mi fai complimenti, adesso non sei cambiato per niente, sei sempre bello, tatuaggi uguali ai tuoi, eppure ho tatuato il tuo nome. Mi farebbe piacere di un tuo saluto. Deborah, ti bacio e ti saluto. Sono contento che tu abbia lasciato un messaggio, ma dalla regia mi fanno un cenno, perché ci sono... Grande Filippo! Un saluto da Stefano da Sassol. Da Sassol? Sassol è sempre festa. Ciao Filippo. Grande Stefano, grazie del saluto. Io... Ciao Nick. Ciao Filippo. Ciao. Siamo Valentina e Deborah, direzione senza meta. Un saluto grande, un abbraccio da Brescia. A presto. Oh, grazie cari, io sentivo la mia voce da dietro perché il messaggio è arrivato adesso e l'hanno registrato prima. Grazie, buon viaggio a tutti quanti voi che mi state ascoltando. Ci sono anche altri messaggi, io vi Ciao, lascio. Ciao Filippo, sono Siria, 14 anni, vengo da Villanuova. Ok Silvia. E quando sento le tue canzoni sul pullman chiedo sempre: Jacopo, alza! Jacopo il conducente. Ma... Grazie cara, sai Jacopo che... Due scatole che si è fatto nel frattempo, no? Allora, ciao Nick, sono Elena da San Giovanni in Persiceto, quindi siamo nelle zone Bologna, e sappi che sono molto arrabbiata con te, perché è da quando ho 14-16 anni
che proclama al mondo che ti avrei sposato. E invece, beh, a parte gli scherzi, quindi io, insomma, mi sono già sposato e quindi ti ho fregato praticamente. Prenditi sto complimento, grazie. Sei stato, sei e resterai sempre un gran gnoccolone. Vabbè, grazie. Grazie cara, grazie Elena. Allora, non abbiamo nient'altro. Io volevo far ascoltare, sempre del mio album che si chiama Il mio gioco preferito parte prima, un pezzo che è una fotografia del mondo attuale praticamente. Io ero insieme a mia figlia Beatrice, guardavamo il telegiornale e mi chiedeva: ma perché questo salta in aria? Perché questa bimba, a questa bimba le hanno sparato? Ma perché si fa la guerra? Insomma, per un papà dare le risposte a una figlia e certe risposte è un po' un problema. Ho cercato di fotografare questo momento, ho voluto dare una sorta di speranza ed è venuto fuori un pezzo che si chiama Musica sotto le bombe. Amici di Radio Bruno, questo era Neck, cioè io con Musica sotto le bombe. Facciamo ascoltare un altro audiomessaggio, vai! Grande Filippo, testigo del Santo Domingo, no. Qui allo stadio Quisqueya, presidente, quando esiste il concerto. Io mi ricordo perfettamente. Grande. Neck, Filippo, come ti chiami? Mario, grande desde Santo Domingo, evidentemente vivrà in Italia, oppure ci stanno ascoltando anche da Santo Domingo. Ah, ok, perfetto. Con l'app, fantastico, ma noi arriviamo ovunque. Quindi, amigos de Santo Domingo, amigos de Latino America, por favor, que os mande un mensaje para mí, naturalmente, para todos nosotros. Vai, altro? Ciao, Neck, sono Fabiana. Avevo perso la testa per te quando a Sanremo cantavi In te. E poi mi hai consolato con le tue canzoni nella prima delusione d'amore. Ciao, Neck. Sei troppo figo. Ma non ricordo il nome, scusate. Lo ha detto? Non l'ha detto. Anche lei non ha detto. Ti ringrazio moltissimo. Sei andato a trovare una canzone vecchissima. Parliamo del 1993. La mia prima apparizione a Sanremo. E a qualcuno non è che sia andata tanto giù, perché il pezzo era un pezzo antiabortista, insomma, vabbè, io mi trovavo al centro di due fazioni, abortisti e antiabortisti, però insomma, alla maggior parte delle persone la canzone è piaciuta molto. Io intanto leggo il messaggio: ciao Radio Bruno e ciao Phil, sono Manu del tuo fan club, perfetto, grazie innanzitutto che esisti, ti vorrei chiedere, lasciando da parte Sting, che sappiamo è il tuo maestro, e i complimenti del trio con cui hai collaborato, si riferisce a Max Renga e a Max a Francesco Renga e a Max Pezzali, hai collaborato al precedente tour, quale canzone di un cantautore italiano ti sarebbe piaciuto comporre e cantare? Grazie, ti voglio bene, a prestissimo. Ti voglio bene anch'io, guarda, a caldo ti dico Batti tuo animale di Raff, e adesso lo facciamo, no, non ce l'abbiamo. Allora, l'anima del commercio, adesso vi arrivano i consigli per gli acquisti, vai! Signori, questi sono i Frankie Goes to Hollywood, con la meravigliosa voce di Holly Johnson. Io ho scelto per voi questa canzone che si chiama The Power of Love. Allora, naturalmente spendo solo una parola su questo pezzo che mi fa venire la pelle d'oca. Naturalmente chi è in viaggio non può vederlo, ma chi è davanti al televisore avrà visto che il clip di questa canzone è proprio la storia della Sacra Famiglia, tra l'altro un video bellissimo, molto originale, insomma. E questa canzone mi auguro vi sia entrata dentro, perché insomma merita davvero di essere ascoltata. Allora, io voglio intanto salutare. Ciao Filippo, faccio parte di un gruppo di motociclisti di Modena e chissà se un giorno darai del gas con noi. Può essere. Lei è Antonella. Grande Antonella. Immagino abbia... Sì, c'è una... Veronica al telefono, ciao! Ciao Filippo, buonasera! Ciao, buonasera. Da dove chiami? Da Sassuolo. Da Sassuolo? Sì, per tanti anni, adesso in realtà ci siamo trasferiti a Scandiano. Ma a Scandien, ok. Sì, siamo stati vicini di casa e non ci siamo mai incontrati. Questo è bizzarro, ragazzi. E come mai? Mi hai sempre evitato? No. Sì. Le mie ragazze, le tue figlie che sono qui con me, che mi ascoltano, Asia e Alice. Ok, Asia e Alice, io vi saluto, vi mando un bacio. Ciao. Ciao cara, ciao Veronica, grazie di questo bellissimo messaggio. Speriamo di vederci a Sassol. Quando vieni a fare un salto, Ma no, tu passa in Cercol, ti lasci una foto con l'autografo e dopo noi lo riusciamo a recuperare, perché mio marito lavora lì. Passa in Cercol, c'è anche mio fratello qua, quindi sì, che mi sta vegliando su di me, sta facendo una faccia non proprio no, scherzo. va bene, saluto anche tutti gli figli. Una cena molto bella. Ah sì? Ma Beatrice o Martina? La più piccolina? La più grande?
No. Ma non mi ricordo qual era delle due. Ce ne sono due, fai presto, eh. Una si chiama Martina, 24, e una Beatrice, ne ha 8 in un corpo di 10. Quella da 8. Quella di 8, sì. Perfetto. Va bene. Sì. Niente, volevamo solo salutarti, farti tanti complimenti e... Grazie Veronica, ti devo salutare perché... Ciao, crepi il lupo, ciao, grazie. Abbiamo degli altri, delle altre testimonianze? Ciao Neck, è un pezzo molto polisce, l'ultimo pezzo che adesso è messo in radio. Certo. La musica sotto le bombe, se non sì, sbaglio. Bravo. Comunque complimenti per tutto, ciao da Gianluca, e fai un saluto per piacere a mia moglie Alice, che starà arrivando dal lavoro, avrà appena finito. Ciao, grazie. Ciao Alice, ovunque tu sia, io ti mando un bacio, un saluto. Sì, in effetti, musica sotto le bombe che avete ascoltato prima di The Power of Love è liberamente ispirata al mio gruppo preferito, che sono i Police. Ciao grande Max. Ciao. Io sono una tua grande fan, io tutto ti sigo grande. Tanto, sei un mito. Io, il tuo concerto a Bologna è stato veramente fantastico, ciao. Ciao grande, ma non dicono chi, ma si dimenticano di dare la loro identità, ma come mai sta roba qua? Ma che roba, Paolo, reputo te... Ciao Neck, sei sempre... Neck, sei sempre stato il mio idolo. Un bacione da Laura di Torino. Ciao. Ciao Laura. Oh cavolo ragazzi, Laura da Torino. Laura c'è. Laura c'è. Intanto saluto, voi sentite un vociare perché ho fatto entrare un po' di gente, un po' di amici che sono venuti qui ad ascoltarmi in diretta. Abbiamo un altro messaggio. Ciao Filippo, sei meraviglioso sempre con la tua musica che ci dà sempre solo brividi. Bene. Nel tuo prossimo tour canterai anche Notte di Febbraio? Grazie, un bacio. E anche lei non si è manifestata, non ha detto il suo nome. Allora, Notte di Febbraio, adesso io sto buttando giù la tracklist del concerto e Notte di Febbraio, boh, può essere. La potrei fare, forse la potrei fare. Abbiamo qualche altra cosa o possiamo far ascoltare... qualcosa. Allora, io qui ho scelto un pezzo di Tom Walker, esattamente il nuovo pezzo di Tom Walker, e si chiama Just You and I. Più che Just You and I, Just We and Neck, bravissimo! È passata quest'ora, ce l'ho fatto! Ce l'ho fatta! Anche perché io devo. È periodo di cena di classe, ragazzi. Io devo andare alla cena di classe. Pensa di mia che figlia. Tu vai a mangiare, noi proseguiamo fino alle 21 con la fame. Come cavolo, faremo? Ragazzi. Non lo so. Sei stato meraviglioso. No, dai, mi sono divertito. È un modo per fregarvi, per sì, so. Insomma, il lavoro. Mi metto d'accordo con Paolo alla regia e poi facciamo un programma tutto nostro. Tu lo sai, Filippo, faremo i coristi all'arena. Non so all'arena. Quanto ti convenga, eh. All'arena di Verona. Un po' Pausini ce l'hai, te l'ho detto, eh. Tu, no. Anzi, più bella di Laura. No, grazie. Però mi ricorda Laura la c'è. Genuinità di Laura Pausini. Assolutamente. Grazie sì. Mille, grazie. E la nostra Gio è fantastica. Senti, esatto. Allora, una prima parte del disco che è appena uscita, la sì. Seconda parte quando? Tra autunno e inverno di quest'anno, perché come ti dicevo prima a microfoni spenti, ho voluto dividere il disco perché non avevo mai fatto un progetto così, e poi per diluire nel tempo, per dare la possibilità di ascoltare in questi tempi che si ascolta tutto in un secondo e si consuma tutto, quindi io ho voluto dividerlo in due, c'è più modo di sentire canzoni. Questa è la mia idea, poi mi auguro di interpretare il gusto della gente, se no non comprano il disco, no. Cambiano canale, buon viaggio. Che sicuramente devo fa? Sì, anche per la seconda parte ti aspettiamo qui a fare il DJ per una sera. Minimo, e lì starò due ore, e mo sono vostri, eh? Io ve lo Senti, dico. Concerto all'Arena di Verona e 22 poi... settembre, 22 settembre, e poi ci sarà il tour in Europa, vi cito alcune date, Monaco, Parigi, Londra, Bruxelles, Madrid... E poi ci saranno le date italiane, naturalmente. Stiamo pianificando un po' tutto e, insomma, che Dio ce la mandi buona. Ma certamente. Allora, con la canzone con la quale ci salutiamo, sì. Non so, sento un'aria di singolo estivo. Sì, ho questa sensazione. Mi sembra quasi che... Sì, c'è qualcosa... E poi ha a che fare con... Un media di quelli qua, insomma al cui sono particolarmente legato, ma non mi ricordo perché a diventare vecchi mi dimentico, cavolo. Qualcosa che insomma c'entra anche Marconi, sì, Guglielmo, la radio, sì, qualcosa così, dai, esatto. Va bene. Sì. Allora ci salutiamo con grazie, questa splendida ragazzi. Canzone, grazie mille a te. A voi, è sempre un piacere stare ai vostri microfoni. Questa è Alza la Radio, lui è Neck, sono io. Ai vostri microfoni. Ciao a tutti, grazie, ciao, Paolo. Grazie, ciao, ciao. Grazie.